La serie Call of Duty non è certo roba da poco, ma ha davvero senso dedicarle un intero evento? Beh, dopo tutto quello che abbiamo imparato al Code Next di quest'anno, dobbiamo ammettere che sì, ha senso. Modern Warfare 3 includerà da subito 16 mappe della versione del 2009 di Modern Warfare 2, tra cui Favela, Estate, Skid Row, Rust e High Rise. Queste mappe classiche sono state modernizzate con una grafica tutta nuova e le modalità più recenti, ma senza sacrificare quello che le rendeva così fantastiche da giocare. Ci hanno anche confermato che Modern Warfare 3 avrà fin da subito una mappa per guerra terrestre, in modalità guerra su cui potremo affrontare battaglie davvero epiche. In ogni caso non mancheranno nuovi posti in cui combattere. Per il futuro è prevista l'uscita di almeno 12 nuove mappe 6v6 base, tra cui 3 mappe inedite per la stagione 1 e 3 per la stagione 2. Modern Warfare 3 vanta anche una serie di funzionalità vecchie e nuove che rendono la modalità multigiocatore ancora più fluida. Sarà di nuovo possibile votare per la propria mappa preferita tra una partita e l'altra. Dopotutto è importante che tutti abbiano voce in capitolo nella scelta del posto in cui massacrarsi. Viva la democrazia! I fan storici saranno anche contenti del ritorno della classica minimappa, con gli amati puntini rossi che lampeggiano per indicare la posizione dei nemici che sparano con armi senza silenziatore. Quindi occhio a non fare troppo rumore, o il prossimo puntino rosso che vedrete sarà sopra di voi. Noterete che il movimento è molto più energico, si può correre più a lungo, scalare gli oggetti più velocemente, ricaricare e annullare le scivolate più rapidamente e sparare subito quando si scivola. I giocatori di Call of Duty Modern Warfare 2 potranno importare il proprio inventario nel nuovo gioco, quindi sospettiamo che saremo tutti armati fino ai denti fin dal primo giorno. E non vi abbiamo ancora parlato delle armi e dei personaggi devastanti che saranno presenti nel gioco, come la Rival 9 SMG, il Longbow Sniper Rifle e l'Operator Kortak Warden. Potrete pure personalizzare le vostre armi preferite con la nuova funzionalità delle parti Aftermarket. Una volta portata al livello massimo un'arma e completata una sfida di gioco, sbloccherete nuove parti che cambiano radicalmente il funzionamento dell'arma. E non si parla di semplici mirini e impugnature. Potrete trasformare una pistola in una mitragliatrice. C'è anche un sistema completamente nuovo che lega ciascun perk a un articolo di equipaggiamento con 4 slot disponibili. Gilet, guanti, stivali ed equipaggiamento. Questi oggetti forniscono potenziamenti di ogni tipo, ma non cambiano l'aspetto del personaggio. Quindi potrete vestirvi come vi pare e piace. Modern Warfare 3 introduce una nuovissima modalità di gioco chiamata tagliagole, in cui 3 squadre di 3 persone si affrontano per catturare una bandiera o eliminarsi a vicenda. Il problema è che ogni giocatore ha una sola vita per round, cosa che costringe la squadra a operare in modo estremamente tattico. Partirete subito all'assalto o lascerete che sia il nemico a fare la prima mossa? Che Call of Duty sarebbe senza la possibilità di rianimare i non morti? E infatti Modern Warfare 3 ha una modalità zombie davvero unica. Si tratta infatti di un'ambientazione open world con squadre di giocatori che dovranno sconfiggere l'orribile orda, formando un supergruppo. O anche no. Non affronterete solo i soliti divoratori di cervelli, ma anche una serie di mostri orribili, cani zombie e normalissimi bot che hanno deciso di schierarsi contro l'umanità. Per qualche motivo. Avrete anche a disposizione veicoli di vario tipo, con cui attraversare più in fretta la vastissima mappa e, perché no, tirare sotto anche qualche zombie. Dopotutto, la mappa è divisa in 3 zone e più ci si addentra al suo interno e più abomini si incontrano. Potrete affrontare nuove modalità e missioni per scoprire la storia del gioco o anche vagare a piacimento in questo orrendo scenario infernale, se proprio ci tenete. In ogni caso, non preoccupatevi. Oltre a tutte queste fantastiche novità, la modalità zombie contiene tutti gli elementi caratteristici della serie. La vostra cara scatola misteriosa è salva. E infine parliamo di Warzone, la serie gemella e free-to-play di Call of Duty, che lancerà una nuova mappa nella stagione 1. La nuova versione di Warzone porterà i giocatori in una mappa nuova di zecca chiamata Urzikstan e introdurrà una serie di funzionalità inedite come teleferiche orizzontali su cui sfrecciare, un treno da guidare e una nuova versione del Gulag in cui la luce viene a mancare costringendo i giocatori a usare il visore notturno. Call of Duty Modern Warfare 3 uscirà il 10 novembre, ma potrete giocare d'anticipo e provare l'open beta su Xbox a partire dal 12 ottobre. Lasciateci un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao!